Guarda, Actarus, le truppe di Dargos hanno privato il generatore di tutta la sua energia. Una tecnica banale, però efficace. Senza la vostra miserabile elettricità, i vostri malati e feriti, i vostri giovani e anziani sono in pericolo, non è vero? Prova a dare energia a questo generatore con i tuoi fotosensori, figlio mio. Avresti dovuto prevedere l'adattabilità di Goldrake e i Dargos. Spero per te che tu abbia ovviato a questo grave errore attaccando altri generatori. Che hai detto? Per chi mi hai preso? Ho schiacciato tantissimi pianeti sotto i miei piedi. Ma la Terra non sarà tra quelli. Lo giuro. Gli uomini di buona volontà e che fanno gli eroi mi hanno sempre divertito. Questa forgia sta producendo unità, ma a chi serviranno? Alla guardia scelta o ai nostri soliti nemici? Non aspettiamo di scoprirlo, padre. Devo colpire il generatore centrale. E ora fuori! Goldrake, avanti! Perforante! Meglio rotante perforante! Meglio rotante perforante! Boomerang elettronici! Quella gente è in pericolo! Andiamo, Actarus! Ragazzi, secondo le nostre informazioni, questo gruppo è diretto dalla professoressa Imeno. La sua centrale nucleare è in pericolo. Avremo bisogno di lei. Raggio antigravità! Antigravità! Ah!
antigravità! Raggio antigravità! Lavoro eccellente, ragazzi. Ora dobbiamo informare la professoressa Imeno della situazione. Professoressa Imeno, siete lì? Sì, con chi parlo? Non si preoccupi, sono un amico del dottor Procton. Mi manda lui. Non sapevo che il dottor Procton avesse amici, a meno che non si contino tra la scienza e le stelle, naturalmente. Sei uno degli scienziati del Centro di Ricerche Spaziali? Non esattamente. Però si potrebbe dire che io e il dottore siamo come una famiglia. Allora deve aver passato tutto il suo genio a te. Cosa ne sai di fisica nucleare, giovanotto? Sfortunatamente la mia conoscenza di questi argomenti è limitata. Ma potete contare su di me per scortarvi alla centrale. Risolveremo il problema insieme. Grazie per la tua offerta, familiare di Procton. Bene, la centrale si trova nella parte più a nord della zona costiera. Seguimi. Il tunnel è bloccato. Dovremo prendere un'altra strada. C'è un'imboscata più avanti. Antigravità! Raggio antigravità! Fate presto, ragazzi! Questa centrale è in pericolo! Questa volta sei stato bravo, Hidargos! Che dolce ironia. Sembra che infine tu sia destinato a una fine radioattiva, mio caro principe. Non è ancora finita, Gorman. Ancora? Vega non si arrende proprio mai. Raggio antigravità! Sta attento! Vega si avvicina alla tua posizione. Raggio antigravità! Raggio antigravità! Hai visto le macerie, Actarus? Sai che devi fare. Dimmi, giovanotto, è da molto che conosci il dottor Procton? Non da molto tempo, in verità. Ma lo ammiro. Il suo genio merita di essere usato per le stelle, non per questa guerra.
rinforzi? Me ne occupo io. Raggio antigravità! Antigravità! Queste rocce bloccano il passaggio. Taglio rotante perforante! Stanno tornando. Proteggiamo l'automobile, Alcor. Perforante! Liberare la strada per la professoressa. Taglio rotante perforante! Attenzione, ne arrivano altri! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Eccoci. Seguimi, giovanotto. Avrò bisogno del tuo aiuto. Secondo quanto riportato dal mio personale, Vega ha attaccato il nostro sistema di raffreddamento. Se dovesse guastarsi del tutto, l'intera regione sparirebbe dalle mappe. Vedi quei grossi cilindri? Quelle sono le torri di raffreddamento. Dovremmo ripararle e poi farle ripartire. È un processo delicato. Se le torri subissero anche il minimo urto dall'esterno, causerebbero una terribile reazione a catena. Conto su di te perché questo non accada. Va bene, cominciamo. Tutte le pedine sono in posizione. Il tuo pietoso comando di sabotatori ha fatto le cose a metà, Hidargos. Vediamo se le tue truppe d'assalto faranno meglio. Non diamogli questo piacere. Forza, Actarus! Raggio antigravità! Proteggi la centrale, ci siamo quasi! Raggio antigravità! Antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità!
Fate vedere a Gorman che cosa sapete fare, idioti! Questa è la vostra ultima possibilità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Altro fallimento, dovevo aspettarmelo. Ecco fatto. Il nostro sistema di raffreddamento è di nuovo operativo. Grazie per il tuo aiuto, giovanotto. Per favore, porta i miei saluti al dottor Procton. L'arrivo di Gorman non ha fermato la brama di Vega per il Vegatron della zona. Distruggiamo questo raccoglitore il prima possibile, Actarus. Non dimenticare, figlio mio. Devi mirare ai raccoglitori al momento giusto. Conto su di te. Boomerang elettronici! Alabarda spaziale! Boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Ecco del Vegatron sul quale le truppe di Vega non potranno mettere gli artigli. Andiamo avanti. Boomerang elettronici! Quel cannone è puntato sulla costa. Potrebbe spazzare via tutte le città. Non glielo permetterò. Hai deciso di migliorare l'armatura dei nostri cannoni distruttori in anticipo. Furbo. Ma sì, è la stoffa dell'ufficiale, dopo tutto. Non osare commentare quello che faccio, Gorman. Perforante! Raggio
Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! È un cannone in meno per il grandissimo Hidargos. Ne rimangono solo due. Non se la mandano a dire. Perché non combattono tra loro, già che ci sono? Semplificherebbe le cose. Raggio antigravità! Alabarda spaziale! Alabarda spaziale! Boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Taglio rotante perforante! Un altro cannone. Devo distruggerlo a tutti i costi, prima che riduca la costa in polvere. Temo che le tue truppe non siano all'altezza, Hidargos. Lo dirò a Re Vega. Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Bravo, Actarus! Ma sbrighiamoci! C'è ancora un altro cannone! Alabarda spaziale! Alabarda spaziale! Alabarda spaziale! Boomerang elettronici! Elettronici! Vediamo quanto sono bravi i tuoi soldati, Hidargos. Goldrake si sta avvicinando all'ultimo cannone. Muovetevi, branco di imbecilli! Vega si aspetta molto di più da voi! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! È stato un gioco da ragazzi. Forza, Actarus, continuiamo! Taglio rotante perforante! Guarda, quel traghetto ha bisogno di aiuto, Actarus! Taglio rotante perforante!
Sheldrake, il tuo tempismo è perfetto. Le autorità hanno ordinato a ogni nave della zona di evacuare le città costiere, ma Vega ha disperso il nostro convoglio. Dobbiamo trovare quelle navi. Non corriamo rischi inutili. Siete al sicuro qui. Porterò quelle navi da voi. Però avrò bisogno della vostra competenza per guidarle in mare aperto. Puoi contare su di noi. Buona fortuna. Aiutaci, Goldrake! Ci siamo persi! Come possiamo fuggire dai loro dischi? Vedete quel traghetto? Raggiungetelo il più velocemente possibile. Vi porterà in salvo. Capito! Rotante perforante! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Boomerang elettronici! Maglio rotante perforante! Proteggerò la terra, i laghi, i fiumi. Questa forgia sta producendo unità, ma a chi serviranno? Alla guardia scelta o ai nostri soliti nemici? Non aspettiamo di scoprirlo, padre. Devo colpire il generatore centrale. Boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Devo colpire il generatore centrale. Boomerang elettronici! Maglio rotante perforante! Boomerang elettronici! Devo colpire il generatore centrale. Boomerang elettronici! Boomerang elettronici!
elettronici! Quell'orribile stabilimento è finito. Bel lavoro, ragazzo mio.